oggi finalmente video unboxing di nuovi prodotti, nuovi strumenti per disegnare direttamente da Scrollbox. Io la scatola l'ho già aperta e ho anche già preparato il mio disegnino che qua vi farò vedere, così riesco a darvi subito anche una mia prima impressione su questi nuovi prodotti. Questa è la Scrollbox di maggio. Allora, come al solito, arriva tutto bello impacchettato, ma io l'ho già rotto ed è tutto sigillato con il sigillo, con il loro simbolo. Ovviamente c'è sempre anche l'immancabile dolcetto e questo mese hanno messo questa caramella alla menta che non so se assaggiare o meno perché era un pochino sciolta. Quindi non so, forse nel tragitto si è un po', ora mi è anche caduta, probabilmente non la mangio, però è tipo quelle al mu. E come al solito troviamo l'artista del mese che è stato selezionato, che è questo C. Mitchell. Cher, che appunto è l'artista del mese e ha fatto questo disegnino. E poi ci sono due fogli, arrivano due fogli, io uno l'ho già utilizzato per disegnare e quindi ottimo. E l'immancabile sticker che questo mese, con il tema poi che andremo a vedere, è appunto in tema tigrato, perché il tema appunto della challenge del mese di maggio è proprio in stile tigre. Questi sono i prodotti che ho trovato al suo interno e qui c'è sempre il cartoncino con una descrizione dei prodotti. Allora, qui c'è scritto che nel mese di maggio loro vogliono ispirarci dalla street art, e infatti l'artista che è stato preso in considerazione è proprio un graffitaro, insomma. E da questo quindi lo suo tipo di arte illustrativa, e di creare un pezzo, vogliono che noi creiamo un pezzo con il verde, l'oro e il cromato. Infatti qua vedrete che bellissimi pennarelli che ci sono dentro, sono bellissimi. Per cui c'è scritto: esplora il significato della challenge di questo mese e prova a creare qualcosa che non è così spaventoso come potrebbe sembrare a un primo sguardo. E quindi qui ci dice che trucco del mese, insomma, questi pennarelli sono ottimi per ogni superficie, per cui non dobbiamo pensare che sono solo per appunto per la carta. Usa la carta per fare gli swatch o per buttare giù qualche idea, qualche sketch. Però ho scritto: perché non provare anche qualche nuova superficie con cui essere creativi. Qui c'è scritto una vecchia appunto tavola per gli sketch, oppure no, che sto dicendo? Una skateboard, una tavola da skateboard, oppure un vaso di fiori o anche un cartone vuoto del latte. Qui c'è scritto: queste sono molte cose strane che potrebbero però essere usate per la nostra creatività, perché quindi non provare a pitturare qualcosa che non sia solo carta? Ok, io non l'ho fatto, io ho utilizzato uno di questi fogli. Comunque, i primi strumenti che troviamo sono ovviamente quelli che saltano anche subito all'occhio, e sono questi Pilot Pintor Markers, che sono due medi, verde e oro, uno più piccolo nero e più piccolo bianco. Sono di quelli che si agitano, quindi poi bisogna premere la punta per far fuoriuscire il colore.
Vediamo cosa c'è scritto. Allora, c'è scritto: questi Panther sono praticamente l'aggiunta perfetta di ogni insomma cose creative che abbiamo. Sono markers a base di acqua, con una pittura a base di acqua, che però vanno bene per ogni superficie. E ovviamente le caratteristiche della superficie influenzano il risultato, cioè se il pennarello è permanente o meno. Infatti c'è scritto che sulle superfici non porose, come per esempio la plastica, il vetro o il metallo, questi pennarelli possono essere spazzati via semplicemente con un pezzo di stoffa, comunque con un panno umido, mentre ovviamente sulla carta no. E poi vabbè, c'è scritto che è importante spingere la punta prima di utilizzarli, va bene, abbiamo capito. E va bene, c'è scritto che la punta è fatta di un materiale molto forte e resistente e l'inchiostro si asciuga facilmente, velocemente, ed è vero. Allora, io per il mio disegno ho provato tutti e quattro questi markers e poi vabbè vi dirò sul disegno, e devo dire che mi sono piaciuti veramente tanto e sono praticamente cose che non avevo nella mia collezione di oggetti per disegnare e niente, secondo me soprattutto appunto questo dorato metallico è veramente un tocco in più nei disegni, poi comunque vedrete l'effetto sulla carta. Poi abbiamo questa che è il Molotov Liquid Chrome ed è praticamente anche questo, si agita, quindi dentro c'è la pallina e anche questo ha la punta che si deve spingere per far fuoriuscire l'inchiostro ed è, come vedete, argento puro, proprio cromato. Qui c'è scritto che questo marker liquido cromato di marca appunto Molotov ha una punta media di 2 mm e c'è scritto che questo marker a base di alcol ti permette di creare un effetto molto glossoso, effetto anche specchio molto glossoso, quindi molto lucente, e scrive su ogni superficie ed è molto pigmentato sulle superfici quelle più opache, è permanente, resiste quindi agli urti, insomma comunque alle abrasioni, e quindi questo strumento ti permette di aggiungere un tocco di metallico al tuo lavoro e qui c'è scritto che non è solo un altro pennarello color argento, perché questo inchiostro ha veramente un finish cromato che sappiamo amerete. Ok, e poi abbiamo questa matita di grafite marca Milan ed è questa che è H. Ha una caratteristica particolare perché è triangolare. C'è scritto: questa grafite di grande qualità, di alta qualità, questa matita insomma, ha un'impugnatura triangolare ergonomica. Non avevo mai visto, comunque mai avuto matite di questo tipo, quindi mi piace averla nella mia collezione. E c'è scritto: abbiamo scelto la punta H perché è adatta a disegni tecnici precisi, e quindi questo ti permette di creare un tratto uniforme ed è anche resistente alla rottura se cade, perché ha tutto un sistema di appunto materiali che sono incorporati nel legno.
e che comunque tutto il materiale di questa matita proviene da foreste sostenibili. E quindi c'è scritto che è una grande matita adatta sia appunto a degli sketch, quindi a dei molto molto leggeri, e poi comunque è adatta quindi anche per linee più marcate. Ok, e poi abbiamo questa gomma che è la Mila 430 Eraser. C'è scritto che è una grande unione di design e funzionalità. C'è scritto che ha uno stile vintage unico ed è una gomma morbida sintetica fatta appunto a forma quadrata. Anche questo mi piace perché non avevo mai avuto una gomma quadrata, e che permette, c'è scritto, che può essere appunto utilizzata per cancellare ampi tratti appunto di matite di grafite su ogni tipo di carta. Rispetto alla gomma naturale, questa gomma sintetica non sbafa, in effetti è vero. Io ci ho colorato anche il pennarello e i pastelli e non macchia, insomma. E poi abbiamo la carta che è il canaletto liscio 125 grammi carta. È italiana e contiene anche un po' di cotone, quindi crea struttura e bellezza, durata e anche insomma qualità al tatto di questa carta. C'è scritto che è prodotto con 20% di cotone e 80% di elementary chlorine free, wood free. Ok, comunque sembra essere fatto tutto secondo regola, quindi senza problemi per l'ambiente. Challenge del mese di maggio, Paper Tiger. Allora, io mi sono un po' attenuta alla lettera di questa challenge, in quanto appunto ho disegnato una tigre, ma in realtà Paper Tiger ho visto significa, come appunto c'era scritto anche qui all'inizio, che è un qualcosa che a vederlo così, non conoscendolo, è un qualcosa di nuovo, di sconosciuto, che magari incute paura, sembra appunto pericoloso, sembra qualcosa di forte, insomma di pericoloso, ma che poi in realtà non lo è. Alla fine, secondo me, comunque, il disegno che ho fatto può essere anche un po' un paper tiger. Io ho disegnato questa tigre. La prima cosa che voglio farvi vedere, spero che si veda, è l'effetto gloss, quindi l'effetto no gloss, comunque cromato, di alcuni dettagli sulle foglie e delle righe, delle striature della tigre, spero si veda, ed è appunto fatto proprio con il pennarello questo argento, che io trovo essere proprio fantastico, è bellissimo. E come vedete, allora, io ho utilizzato tutto il verde, come vedete è veramente molto, sembra proprio una pittura, è molto compatto, è proprio, cioè non c'è una striatura, non c'è che ne so, quando magari ripassate, no, sopra il colore precedente si crea comunque un colore un pochino più scuro, non c'è nulla, è proprio un'unica superficie, quindi questo mi piace veramente tantissimo. Poi ho utilizzato il bianco per creare comunque questi accenti, comunque questi appunto effetti un po' più, diciamo, sulle foglie, per renderle un pochino più vive, e questo pure mi piace. Sono comunque pennarelli che hanno una punta che, se si spinge poco, fa comunque un tratto fino,
se si spinge di più fa un tratto più largo, per cui sono pennarelli molto versatili che possono essere appunto utilizzati sia per creare un effetto un po' come qui delicato, ma anche per creare un effetto più strong. Mentre diciamo il marroncino della tigre l'ho fatto con una serie di puntini fatti con l'oro, e anche comunque l'oro, spero si veda, è molto riflettente, quindi è molto molto cromato, un po' meno comunque dell'argento, però comunque dà un effetto carino, quindi tipo anche per creare dei disegni con dei gioielli, cioè è bello. E il nero l'ho utilizzato essenzialmente per creare le striature delle foglie e la punta della coda, però anche questo è veramente molto molto intenso, è un nero molto molto strong, e come il bianco è molto modulabile, permette di fare quindi tratti più fini e tratti più erti. E poi niente, la matita e la gomma l'ho utilizzati per lo sketch, ma la matita l'ho utilizzata anche per creare un po' le zone d'ombra, e quindi questo è il mio disegno. Ovviamente gli occhi, il naso e lo sfondo giallo l'ho fatto con altri colori che avevo, e per il resto però appunto ho utilizzato tutto, e secondo me è tutto super super promosso perché sono cose che non avevo. Per cui mi incuriosisce provarle, mi ha incuriosito vedere l'effetto, è stato stimolante creare anche un disegno diverso dal mio solito, ma con questi colori, cioè non potevo fare un disegno nel mio stile, non sarebbe venuto bene, e quindi sono contenta di aver scoperto nuovi strumenti. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Come al solito vi ricordo che sotto trovate i link per tutti i miei social, soprattutto Instagram. Vi aspetto lì, iscrivetevi perché posto quasi tutti i giorni, e se vi è piaciuto il mio video mettete un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!